Nel video precedente abbiamo visto la rapida crescita degli ortaggi seminati a fine agosto e alcune risemine, sempre sotto la luce di coltivazione Mars Hydro, di cui puoi trovare i link a tutti i video precedenti qui in alto a destra e in descrizione. In questo video vediamo ancora la crescita degli ortaggi, molte novità, tra cui la prima raccolta. È il 33esimo giorno e fino ad ora la crescita sotto la luce di coltivazione procede davvero bene. Quella che vediamo ora è la prima pianta di melone, che è cresciuta molto rapidamente. Ha fatto i suoi primi boccioli e si notano anche i diversi viticci che ha prodotto lungo il fusto. Anche lattuga, pomodoro, cavoli, finocchi crescono e hanno tutte le foglie più grandi, per non parlare poi dell'indivia. E poi la cassettina delle carote, dove cominciano a vedersi molte erbette selvatiche e dove cresce la piantina che potrebbe essere carota. La prima vera foglia è ormai cresciuta. Il 36esimo giorno vediamo il melone che cresce in altezza con i suoi boccioli, ma non solo, perché mostra anche il suo primo fiore. Il Solanum in vaso cresce e oltre alla probabile carota in cassetta, ne è nata una anche nell'alveolo della bieta, dove è nato tutto fuorché lei. Tutto procede bene, in alveoli e cassettine. Il 38esimo giorno sotto la luce la crescita continua. Il melone ormai è in pieno fiore. L'indivia. C'è poi una piccola falena sotto le foglie delle erbette. Il fico che sta crescendo moltissimo. La nuova cucurbitacea. Altre erbette come l'amaranto tra i cavoli. E ho portato anche un avocado cresciuto in idroponica in casetta. Purtroppo è una pianta che ha filato. Il Solanum cresce e sta producendo i primi boccioli. Il 41esimo giorno vediamo l'indivia bella cresciuta e ho deciso oggi di procedere con la raccolta di alcune foglie. Si poteva comunque già fare prima questa operazione, poiché era ormai da un po' che erano pronte. La raccolta si effettua semplicemente recidendo con le unghie le foglie più esterne, recidendole ovviamente alla base. Lasciando le foglie centrali si lascia la possibilità alla pianta di produrre ancora foglie nuove e quindi di raccoglierne ancora, lasciando vivere la pianta. L'indivia riccia romanesca da taglio si può raccogliere indicativamente già dopo circa 30 giorni dalla semina, il che però non è una regola. In ogni caso basta osservare quando la pianta è cresciuta abbastanza e ha delle foglie belle grandi. Ad esempio quelle che ho raccolto sono di circa 20 cm. Ne ho raccolte diverse e il bello delle verdure da taglio è proprio il fatto che basta raccoglierne la quantità necessaria e la pianta continua a produrne finché non arriva al termine del suo ciclo vitale. Ed ecco il risultato dopo la raccolta. Vediamo poi la crescita degli altri ortaggi, lattuga, pomodoro e la nuova piantina che sembra carota, cavoli, finocchi e l'alveolo della cicoria, dove sono nate solo le erbette.
Il cassettino si è riempito di tantissime erbette selvatiche, ma comunque crescono il fico e la carota, che sta producendo altre nuove foglie. Il melone cresce, si era disteso verso l'interno della cassettina, ma l'ho portato verso l'esterno per non coprire l'indivia. Anche l'altra pianta sta crescendo. Quella che potrebbe essere la nuova carota e il pomodoro. Mi sto trovando molto bene con la coltivazione sotto la luce. Confermo che in futuro la utilizzerò specialmente per avviare le piante da seme e poi piantarle in orto all'esterno. Il 42esimo giorno, purtroppo, controllando, ho scoperto che qualcuno si sta mangiando alcune foglie di uno dei due cavoli. Una è stata proprio staccata. Sospettavo di qualche lumaca o di qualche bruco, cui non avrei mai fatto nulla di male, ma avrei spostato in giardino. Comunque, sollevando l'alveolo, si può vedere la crescita delle radici dei cavoli, che tra l'altro si sono anche agganciate al polistirolo. Anche quelle della lattuga si sono sviluppate tantissimo e si sono ben attaccate al polistirolo. Giustamente cercano una via idonea per poter crescere. Vediamo anche quelle del finocchio, che osservando sotto gli alveoli si nota che hanno cominciato a fuoriuscire dai fori anche queste. Dopo poco più di una decina di giorni senza aggiornamenti, il 53esimo giorno osserviamo sempre la crescita. Per fortuna i cavoli sono ancora lì, ogni tanto vedevo qualche morso qua e là, ma resistono. L'indivia è un po' assetata, ho difatti appena finito di annaffiare. Dopodiché si riprenderà subito, ma è importante non dimenticarsi di controllare. La cassettina con più erbette invece è rimasta più idratata. Ed è anche fiorito il solanum. In questi giorni, tra l'altro, è scesa la temperatura. Comunque tutto cresce e molte piante sono prossime al trapianto, ma questo lo vedremo poi. Non perderti il prossimo video dedicato alla serie Mars Hydro con tanti consigli utili per l'operazione. Nel frattempo ti ricordo che se il video ti è piaciuto potresti lasciare un bel like e disseminarlo sui tuoi social. E mi raccomando, se ancora non lo sei, iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere la notifica ogni volta che pubblico un nuovo video.